Allora ragazzi, riprendiamo il discorso. Abbiamo detto è inutile che ripeto tutte le cose, le stesse considerazioni che vanno sugli interi valgono sui numeri reali, i dettagli ve li trovate sul manuale. Il tipo carattere, lo stesso discorso che abbiamo fatto, il tipo carattere è rappresentato di fatto con un valore numerico che corrisponde al codice ASCII di quel carattere. Quindi ho riportato qui giusto un esempio, vedete qui a ogni carattere c'è associato un codice numerico, per esempio guardiamo per esempio per il carattere A maiuscolo abbiamo il valore decimale 65. 65 scritto in bit mi dà il valore numerico che è contenuto nel registro per quel carattere. Ora, l'unica cosa che interessa per quanto riguarda i codici è che per esempio i caratteri maiuscoli sui quali è definito l'ordinamento alfabetico vengono scritti con valori crescenti. Quindi per esempio A è 65, B è 66, C è 67 e così via. La stessa cosa vale per i caratteri minuscoli. La A piccola è 97, B piccola è 98 e così via. La stessa cosa vale per i numeri. Il carattere 0 si scrive con il decimale 48, il carattere 1 49, il 2 50 e così via. Ragazzi, manco lontanamente bisogna ricordare questa roba a memoria. Però, perché ve lo dico? Perché uno capisce che sul tipo carattere è definito una relazione d'ordine che è legata al valore numerico che ci sta scritto dentro. Allora, se io confronto due caratteri e sto confrontando il carattere U grande con il carattere 5, anche se U grande non ha nulla a che vedere con 5, però qua ci sta scritto 85, qua ci sta scritto 53, questo carattere è più grande di quest'altro. Ha senso fare questo confronto? Ha senso solo se io lo posso fare sempre e il programma funziona. Però che senso c'ha? Ha senso quando sto confrontando caratteri confrontabili, per esempio i caratteri alfabetici minuscoli, i caratteri alfabetici maiuscoli o i caratteri numerici. Allora, la relazione d'ordine che abbiamo sul tipo carattere è quella che otteniamo semplicemente confrontando i numeri interi che rappresentano le codifiche di quei caratteri. Se un numero è più grande dell'altro, allora quel numero viene dopo il secondo nella relazione d'ordine. Allora, andiamo sul tipo logico. Abbiamo detto che questo tipo logico è quello che rappresenta le informazioni di tipo logico. Cioè, quando io faccio un confronto tra due valori, posso chiedermi: sono uguali? Sono diversi? Il primo è più grande del secondo? E così via. Allora, tutte queste operazioni generano dei valori logici che possono essere veri o falsi. Allora, quando noi definiamo un tipo di dati, come vi ho detto all'inizio, definiamo due cose: qual è l'insieme dei valori che può assumere, quali sono le operazioni consentite su questo tipo di dati. Allora, in questo caso la cardinalità è 2. I valori sono vero o falso. Le operazioni sono ammesse. Assegnazione. Io posso assegnare un valore logico ad una variabile logica. Per esempio, se io ho che la mia variabile A è una variabile logica, mentre le variabili x e y sono due variabili numeriche, io potrei dire A uguale x maggiore di y. Allora, nell'ipotesi che x contenga il valore 8 e y contenga il valore 12, nella variabile A che cosa ci scriverò?
valuto questa espressione. Qui c'è un operatore logico, un operatore di confronto, applicato a due variabili di Pintero. È come se stessimo domandando, è vero che x è maggiore di y, ma poiché x contiene 8 e y contiene 12, questa relazione non è vera. Allora questa espressione assume il valore logico false. Questo valore logico false è scritto in memoria nella variabile a, che è una variabile logica. Allora ragazzi, poiché in memoria i dati sempre nei registri di scrivo, è chiaro che per quanto lo posso fare piccolo questo insieme, è vero che qui la cardinalità è 2, ma è anche vero che io, qual è la quantità minima, la dimensione minima di un registro? Cioè i registri da un bit? No, i registri in memoria minimo sono 8 bit. Allora, per una variabile di tipo logico comunque ci metto 8 bit. Allora qui devo fare come convenzione, devo associare un valore numerico alla condizione vero, un valore numerico alla condizione falso. Un modo che si potrebbe fare, per esempio, è il valore logico vero è il valore 0, il valore logico falso è tutto ciò che è diverso da 0. Allora, se il mio registro può assumere valori da 0 a 255, il valore numerico 0 corrisponde alla condizione true. Tutti gli altri numeri sono associati alla condizione false. È una convenzione tra quelle possibili per rappresentare i numeri. È chiaro che in questo caso è molto ridondante, perché per rappresentare un'informazione binaria mi basterebbe un bit, ma perché i registri minimo sono 8 bit, allora io ne spreco di fatto tutto il resto, ma tant'è. I flag sono i flag di macchina che rappresentano la condizione logica del mio processore centrale, fanno parte dell'architettura del processore. Noi come utenti possiamo usare le variabili che sono memorizzate nei registri. Il registro più piccolo ha 8 bit, meno di quello non posso farlo. Quali sono le operazioni consentite? Abbiamo detto assegnazione, ma abbiamo l'operazione disgiunzione, congiunzione, negazione. Questo è l'OR, questo è l'AND, questo è il NOT. L'operatore logico NOT, applicato a una variabile booleana vera, me la rende falsa. Applicato ad una variabile booleana falsa, me la rende vera. Allora, uno potrebbe chiedersi, ma perché mai devo definire un operatore così balordo? Allora, il fatto di definire un operatore logico di questo tipo è legato al fatto che noi ci stiamo costruendo un'algebra. Allora, quando ci costruiamo un'algebra, dobbiamo capire se per costruirci un'algebra dobbiamo avere un insieme di supporto degli operatori, e dobbiamo poter rappresentare qualunque funzione logica utilizzando quegli operatori. Allora, nel caso dell'algebra di Boole, noi abbiamo un vantaggio. Abbiamo il vantaggio che l'insieme è limitato, e quindi anche i valori che possono assumere le funzioni di variabili booleane sono valori limitati. Se io vi dicessi prendo l'insieme dei numeri reali e mi definisco una funzione f definita in R e a valori in R, no? La definizione tipica di funzione f definita in R e a valori in R, e poiché questo è infinito e questo è infinito, posso esprimere questa funzione in maniera tabellare. Se questa fosse la funzione f, fosse la funzione radice quadrata, la potrei esprimere in forma tabellare.
No, perché su infiniti non lo posso mettere. Ma nel caso delle variabili booleane, poiché queste sono l'insieme è finito, allora se io prendo per esempio una funzione f definita nell'intervallo, chiamiamo i l'insieme delle variabili booleane, quindi i a cardinalità, l'insieme i è l'insieme 0,1. Se prendo la funzione f definita su i quadro e a valori in i, posso esprimerla in forma tabellare. Questa è una funzione di due variabili booleane. Quindi io qua potrei scrivere x, y e qua ci scrivo f di x, y. Allora vi chiedo, l'insieme delle coppie di valori booleani quanti valori può assumere? Per semplicità diciamo 0 false e 1 true. Ragazzi, mi rendo conto che siete stanchi, però forza. È discreto, sono due valori. Questo può essere falso, 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 vero, vero, falso, vero, vero. Più di questo non ci posso mettere. Allora, poiché questa è una f di questi xy, per definire questa funzione, basta che io associo il valore logico che voglio ottenere con la funzione per ciascuno delle coppie di valori logici delle variabili. Quindi per definire una funzione logica di due variabili devo dire quanto vale la funzione f quando questa è 0,0, quanto vale quando è 0,1 e così via. Allora, se io vi scrivo questa, che funzione logica è? Questa è proprio la funzione logica OR. E se vi scrivo così, questa è la funzione logica AND. E potrei definirne altre. Quante altre? Quante altre funzioni logiche di due variabili possiamo scrivere? Come faccio a rispondere a questa domanda? Una funzione logica è caratterizzata da una sequenza di quattro valori binari. Quante sequenze di quattro valori binari diverse posso avere? 2 alla quarta, quindi il numero massimo di funzioni logiche di due variabili sono varie da 16. Tra queste qualcuna è interessante, per esempio c'è la funzione logica che fa così. Questo è quello che si chiama l'XOR, che assume valore logico vero quando i valori logici delle variabili in inglese sono uguali, quindi o sono entrambe false o sono entrambe vere, la funzione assume valore vero. Quando hanno valori logici diversi assume valore falso. Tutte queste espressioni io le posso usare in quella che è nota come l'algebra di Boole. Ragazzi, io lungi da me voler rappresentare, farvi studiare in maniera formale l'algebra di Boole. In analisi voi avete studiato che cos'è un'algebra. Non l'avete ancora fatto. Studierete che l'algebra è data da un insieme di definizione, poi devo definire degli operatori. Definisco tipicamente due operatori, ci deve essere l'elemento neutro rispetto all'operazione di somma, l'elemento neutro rispetto all'operazione di
prodotto, valgono le proprietà associativa, distributiva, eccetera, eccetera. Io non voglio proprio entrare, vi potrei dimostrare che l'algebra di Boole è un'algebra perché con questi tre operatori, AND, OR e NOT, il NOT banalmente dove FALSE diventa TRUE, dove TRUE diventa FALSE, con questi tre operatori io posso esprimere una qualunque funzione logica. Vi posso fare un esempio di questo. Allora, inventatevi, ditemi una funzione di queste quattro variabili, di queste due variabili. Inventiamocela adesso, ditemi che devo scrivere qua. Qua che ci mettiamo? 0, 1. Qua che ci mettiamo? Qua che ci mettiamo? Qua? Allora, se questa è la funzione f che voglio scrivere, mi piacerebbe metterla in una forma algebrica, cioè passare dalla forma tabellare alla forma algebrica. Perché se devo scrivere questa roba in un programma, che non posso mettere una tabella di... Questa si chiama tabella di verità, perché per ogni coppia, per ogni valore che assume questa coppia di variabili, mi dice quando è vera e quando è falsa. Allora, se io questa funzione f ve la scrivo così, ho scritto questa in una forma algebrica. Qua ci sta scritto not x and not y or not x and y. Vogliamo verificare che questa funzione f ha esattamente questa tabella di verità. Allora, andiamo a guardare i vari casi. Quando è 0, 0, che succede? 0 negato è 1. 0 negato è 1. 1 and 1 fa 1. Or 0 negato fa 1, and 0 rimane 0, ma 1 and 0 fa 0, qua c'è 1 or 0 che fa 1, c'ho 1 qua. Guardate questo caso, in questo caso vedete abbiamo x negato, ma poiché era 0 negato viene 1, y negato, ma questo era 1 e negato viene 0, 1 and 0 fa 0. Da quest'altra parte ci abbiamo x negato, che 0 diventa 1, y compare non negato, quindi qua rimane 1 and 1, sommato con 0 mi viene 1, in tutti gli altri casi mi verrà fuori sempre 0. Allora, questa è una forma che si chiama prima forma normale, questi si chiamano nell'algebra di Boole mintermini, ma io tutta questa roba non voglio che voi la impariate in maniera formale, ma vi dico che l'algebra di Boole fa sì che o nel caso di una qualunque funzione di due variabili o anche di una funzione di tre variabili c'è sempre un modo di passare dalla forma tabellare alla forma algebrica. Questa roba come la scrive in un linguaggio di programmazione? Se ho la mia variabile x, questa roba che cosa mi diventa? Questa roba mi diventa l'operatore NOT, che nel caso del C++ è un punto esclamativo applicato alla variabile x, poi c'è l'operatore AND, che si scrive con questo simbolo, AND NOT Y, chiudi parentesi, OR, apri parentesi, NOT X, AND Y.
tutta questa roba l'ho scritta nel linguaggio di programmazione C++. Cioè, ho espresso nel linguaggio C++ una condizione logica che corrisponde a quella tabella di verità. Allora, ragazzi, quando vi trovate in difficoltà, che in un programma dovete esprimere delle condizioni logiche molto complicate, l'algebra di Boole ci viene incontro perché io, scrivendoli in forma tabellare, poi applico queste regolette e trovo facilmente la forma algebrica. Ragazzi, questa forma algebrica qua, sapete come si ottiene? Metto a casaccio i valori. Allora, per tutti i punti dove c'è 1 nella tabella di verità, scrivo, lego in end questa coppia di variabili, dove se c'è 0 la variabile compare negata, se c'è 1 la variabile compare diritta. Quindi questa funzione sarà fatta di 3 pezzi, quindi una somma di 3 cose. Nella prima ci stanno tutte e due negate, allora è x negato e y negato. Nella seconda ci sta una diritta, cioè c'è il valore 1 e quindi c'ho x, and y negato. Terzo pezzo è or xy. Allora, se uno deve fare una condizione logica complicata, anche per esempio quella di dire voglio mettere la condizione che la mia variabile è esterna all'intervallo AB. Allora, come faccio a renderla in questa forma? Qual è la prima condizione logica? Potrei mettere il fatto che la mia variabile x è minore di a. L'altra condizione è x è maggiore di b. Allora, queste sono le mie due condizioni. Queste possono essere vere o false. Allora, io posso guardare il caso 00, 01, 10, 11. Il caso 00 che cosa mi dice? Che non è vero che x è minore di a. Se non è vero che x è minore di a, vuol dire che x è maggiore o uguale di a. E quindi qua posso mettere 00, 01, 10, 11. Allora, quando è che la mia condizione è vera? Quando è falso che x è maggiore, che x è minore di a. Quindi qua ci deve essere falso. E deve essere anche falso che x è maggiore di b. Quindi 0, 0. E poi tutti gli altri casi. Allora, in questo caso, io che cosa posso dire? Che la mia funzione, che valore deve avere? 1 qui, 0, 0, 0 qua. Allora, quest'1 significa che deve essere vera la mia funzione quando questi due sono falsi. Cioè, deve essere falso questo. Quindi è come se io stessi scrivendo x minore di a è falso and x maggiore di b è falso. Questa roba come si scrive? Se è contemporaneamente falso che x è minore di b, che x è minore di a e x è maggiore di b, allora la mia variabile x appartiene all'intervallo. L'algebra di Boole
ci dà anche una condizione molto semplice, un teorema che si chiama teorema di dualità, che si dice che la condizione duale a questa io la ottengo negando i singoli termini e trasformando gli end in or. Se io nego questo, ottengo x maggiore o uguale di a, or x minore o uguale di b. Ho ottenuto il negato di questa condizione. Allora, vedete, attraverso l'algebra di Boole io posso facilmente costruire delle condizioni logiche che mi sono utili nello scrivere il mio codice. Perché dico questo? Perché quando scriverò il mio algoritmo io dirò: se si verifica questa condizione, fai questo oppure fai quest'altro. Questo è un costrutto selettivo. Oppure dirò: ripeti queste operazioni fin quando non si verifica una certa condizione. Quindi, nel realizzare i costrutti selettivi e i costrutti ciclici, le condizioni logiche giocheranno un ruolo fondamentale. Allora, io devo essere in grado di esprimere in maniera semplice delle condizioni logiche. Questo lo posso fare utilizzando questi operatori. Quindi il linguaggio mi mette direttamente a disposizione questi operatori, che sono l'end, l'or e il not, attraverso i quali io costruisco le mie espressioni logiche. Ad esempio, se io devo verificare, nel caso dell'equazione di secondo grado, se posso avere soluzioni reali o soluzioni complesse, che cosa farò? Prima calcolo il discriminante. Se io ho l'equazione ax quadro più bx più c uguale a 0, mi definisco le mie variabili a, b e c, per esempio di tipo intero. Poi calcolo il discriminante, che è b al quadrato meno 4 per a per c. Quindi avrò una variabile che chiamo d, che sarà uguale a a per a meno 4 per a per c. E poi che cosa dirò? In italiano direi: se è maggiore di 0. In inglese, e quindi nel linguaggio C++, si dirà: if, apri parentesi, d è maggiore di 0. Questa è un'espressione logica. Se questa ha valore logico vero, vuol dire che il discriminante è maggiore o uguale a 0, e allora avrò soluzioni reali, altrimenti avrò soluzioni complesse. Se è vero questo, posso ancora chiedermi: se d è uguale a 0, allora avrò due soluzioni reali coincidenti, altrimenti avrò due soluzioni distinte. Quindi le espressioni logiche sono fondamentali perché mi permettono di capire quali sono le condizioni e quindi quali blocchi del mio programma saranno eseguiti. Si dice in mutua esclusione: se questa condizione è vera, eseguo questo blocco qua, altrimenti eseguo quest'altro, cioè ho soluzioni reali o soluzioni complesse. Si dice in mutua esclusione perché per ogni terna di valori a, b e c io eseguirò uno e un solo blocco di istruzioni. In mutua esclusione: o faccio questo o faccio quest'altro. Ma questo è quello che ci vedremo più avanti quando esamineremo i costrutti. Alla stessa maniera posso avere costanti di tipo intero, costanti di tipo reale. Qui vi guardate un po' di sintassi, e le costanti, se sono piccole, le esprimo come un numero costante, altrimenti le esprimo in notazione scientifica. 7,6 per 10 elevato a 12 si scrive così.
le costanti di tipo logico si scrivono false e true. Va bene, ragazzi, io mi vorrei fermare su questo.